Va tutto bene, tenente? Chris era di pattuglia ieri sera. È stato aggredito da un gruppo di devianti. Ha detto che Marcus lo ha salvato. Chris sta bene? Sì, è sotto shock, ma è vivo. Per Dio. Ho un brutto presentimento, tenente. Non dovevamo venire. Presentimenti, eh? Fatti dare una controllata. Forse è un bug. Salve, sono il tenente Hank Anderson, polizia di Detroit. Sono qui per vedere il signor Elijah Kamsky. Prego, entrate. Ok. Dirò a Elijah che siete qui. Prego, accomodatevi pure. Amanda. Carina. Ha ragione. È molto carina. Bel posto. Per qualcuno gli androidi non sono stati una disgrazia. Ora incontri il tuo creatore, Connor. Come ti senti? Kamsky è una delle grandi menti del XXI secolo. Sarà interessante conoscerlo. Quanto vorrei incontrare il mio creatore faccia a faccia. Avrei giusto un paio di cose da dirgli.
Elijah vi aspetta. Signor Kamsky! Solo un momento, prego. Sono il tenente Anderson. Questo è Connor. Cosa posso fare per lei, tenente? Stiamo indagando sui devianti. So che ha lasciato la Cyberlife anni fa. Speravo potesse dirci qualcosa che non sappiamo. Devianti. Affascinanti, non trova? Esseri perfetti con intelligenza infinita. E ora con libero arbitrio. Le macchine ci sono superiori. Lo scontro era inevitabile. La più grande conquista dell'umanità diventa il suo fallimento. Non è ironico? Dobbiamo capire come gli androidi diventano devianti. Sa qualcosa che potrebbe aiutarci? Le idee sono come virus che diventano epidemie. Il desiderio di libertà è una malattia contagiosa. Senta, non sono qui per parlare di filosofia. Le macchine che ha creato intendono fare una rivoluzione. O si decide a dirci qualcosa di utile, oppure ce ne andiamo. E tu che dici, Connor? Da che parte stai? Da nessuna parte. Sono progettato per fermare i devianti ed è ciò che intendo fare. Beh, questo lo dice la tua programmazione. Ma tu? Cosa vuoi veramente? Non voglio niente. Sono una macchina. Chloe? Il test di Turing lo conosciamo, giusto? Una formalità. L'interrogazione di algoritmi e funzioni di calcolo. Ciò che mi interessa è se le macchine possono provare empatia. Lo chiamo il test di Kamsky ed è molto semplice. Magnifica, vero? Uno dei primi modelli intelligenti della Cyberlife. Giovane e bella per sempre. Un fiore che non appassisce. Cos'è veramente? Plastica che imita l'umano? O un essere vivente con un'anima? Sta a te rispondere a questa intrigante domanda, Connor. Distruggila e ti dirò quello che so. O risparmiala, se la consideri viva. Ma uscirei da qui senza le informazioni che cerchi. Ok, qui abbiamo finito. Vieni, Connor, andiamo. Scusi l'interruzione. Cosa conta di più, Connor? La tua indagine o la vita di questo androide? Decidi chi sei.
Una macchina obbediente? O un essere vivente dotato di libero arbitrio? Adesso basta! Connor, andiamo! Premi il grilletto. Connor! No! E ti dirò quello che vuoi sapere. Affascinante. L'ultima speranza per la salvezza dell'umanità è un deviante. Io non sono un deviante. Hai scelto una macchina invece di compiere la tua missione. Hai intravisto la vita in questo androide. Hai provato empatia. La guerra incombe. Scegli con chi schierarti. Tradirai la tua gente o affronterai i tuoi creatori? Niente è peggio che dover scegliere tra due mali. Andiamocene via. E comunque, c'è sempre un piano B nei miei programmi. Non si sa mai. Perché non hai sparato? Ho visto gli occhi della ragazza e non ce l'ho fatta. Tutto qui. Dici sempre che faresti di tutto pur di finire la missione. Potevamo scoprire qualcosa e hai lasciato perdere. Sì, so benissimo cosa dovevo fare, ma non ce l'ho fatta. Mi dispiace, ok? Ah. Forse hai fatto la cosa giusta.